Dopo che fu cessato il tumulto, Paolo fece chiamare i discepoli. Rivolse loro un'esortazione, poi li salutò e partì per andare in Macedonia. Percorse quella regione facendo molti discorsi di esortazione e giunse in Grecia. Passati 3 mesi ci fu un complotto da parte dei giudei mentre stava per imbarcarsi per la Siria, che lo decise a ritornare passando per la Macedonia. Lo accompagnarono fino in Asia Sopatro, figlio di Pirro, di Berea, Aristarco e Secondo di Tessalonica, Gaio di Derbe e Timoteo, Tichico e Trofimo, oriundi dell'Asia. Costoro ci precedettero e ci aspettarono a Troade. Noi invece facemmo vela da Filippi dopo i giorni degli azimi e arrivammo presso di loro a Troade in 5 giorni e là rimanemmo 7 giorni. Il primo giorno della settimana eravamo radunati per spezzare il pane. Paolo, che doveva partire il giorno dopo, discorreva con essi e prolungò il discorso fino a mezzanotte. Vi erano molte lampade al piano superiore dove eravamo radunati. Ora un ragazzo di nome Eutico, che se ne stava seduto sulla finestra, mentre Paolo continuava a parlare senza sosta, venne preso da una profonda sonnolenza e alla fine, vinto dal sonno, cadde dal terzo piano in terra e fu raccolto morto. Allora Paolo scese, si buttò su di lui e abbracciandolo disse: «Non turbatevi, perché la sua anima è in lui». Poi risalì, spezzò il pane e ne mangiò, e dopo aver parlato ancora a lungo fino all'alba, partì. Intanto ricondussero il ragazzo vivo e ne provarono una indicibile consolazione. Noi, intanto, che già c'eravamo imbarcati, facemmo vela alla volta di Asso, dove avremmo dovuto riprendere Paolo. Così infatti ci aveva ordinato, volendo egli fare il viaggio a piedi. Quando ci raggiunse ad Asso, lo prendemmo a bordo con noi e arrivammo a Mitilene. Di là salpammo e l'indomani giungemmo di fronte a Chio. Il giorno dopo costeggiammo Samo e il seguente fummo a Mileto. Paolo infatti aveva ritenuto opportuno navigare al largo di Efeso perché non gli capitasse di doversi attardare in Asia. Voleva affrettarsi per trovarsi, se possibile, nel giorno di Pentecoste, a Gerusalemme. Da Mileto mandò ad Efeso a chiamare gli anziani della chiesa. Quando giunsero presso di lui, disse loro: «Voi sapete come, fin dal primo giorno in cui io arrivai nella provincia di Asia, mi sono sempre comportato con voi, servendo il Signore in ogni genere di umiliazione, nelle lacrime e tra le prove che le insidie dei giudei mi hanno procurato. Non v'è nulla che vi potesse giovare che io abbia trascurato di predicare e insegnarvi in pubblico e nelle case. Ho scongiurato giudei e greci di convertirsi a Dio e di credere nel Signore nostro Gesù. Ora ecco che, avvinto dallo Spirito, sto andando a Gerusalemme, non sapendo ciò che colà mi potrà succedere. Soltanto so che lo Spirito Santo di città in città mi avverte che mi attendono catene e tribolazioni. Ma non do alcun valore alla mia vita, purché io termini la mia corsa e il ministero che ho ricevuto dal Signore Gesù di rendere testimonianza al Vangelo della grazia di Dio. Ora, ecco, io so che voi non vedrete più il mio volto, voi tutti tra i quali io sono passato annunciando il Regno. Perciò io vi attesto oggi che se qualcuno si perdesse, la responsabilità non cadrà su di me. Mai, infatti, io mi sono sottratto dall'annunciarvi tutta intera la volontà di Dio. Vegliate quindi su di voi stessi e su tutto il gregge in mezzo al quale lo Spirito Santo vi ha stabiliti come sorveglianti per pascere la Chiesa di Dio che si è acquistata con il sangue del suo proprio Figlio. Io so che dopo la mia partenza si introdurranno in mezzo a voi lupi rapaci che non risparmieranno il gregge. Tra voi stessi sorgeranno individui che terranno discorsi perversi per trascinare discepoli dietro a loro. Perciò vegliate, ricordandovi che per 3 anni, notte e giorno, non ho cessato di ammonire, piangendo, ciascuno di voi.
Ora io vi affido a Dio e alla parola della sua grazia, che può edificare e dare l'eredità con tutti i santificati. Io non ho mai desiderato argento, oro o vesti di nessuno. Voi sapete che alle mie necessità e a quelle di coloro che erano con me hanno provveduto queste mie mani. In ogni occasione io vi ho dimostrato che è così, lavorando, che occorre prendersi cura dei deboli, ricordandosi della parola del Signore Gesù che disse: «C'è più felicità a dare che a ricevere». Dette queste cose, inginocchiatosi con tutti loro, pregò. Tutti allora scoppiarono in pianto e, gettandosi al collo di Paolo, lo coprivano di baci, afflitti soprattutto per la parola che aveva detto, che non avrebbero più riveduto il suo volto. Poi lo accompagnarono fino alla nave. Quando ci fummo separati da essi, prendemmo il largo e per la via più diretta giungemmo a Kos, il giorno dopo a Rodi e di là a Patara. Avendo trovato una nave che stava per passare in Fenicia, vi salimmo sopra e salpammo. Avvistammo Cipro e la lasciammo alla sinistra, navigando verso la Siria. Così giungemmo a Tiro, dove la nave doveva deporre il suo carico. Avendo trovato i discepoli, ci trattenemmo colà 7 giorni. Essi, nello spirito, dicevano a Paolo di non salire a Gerusalemme. Ma quando fu spirato il tempo del nostro soggiorno, ci mettemmo in cammino per partire, mentre essi ci accompagnavano tutti, con le mogli e i figli, sin fuori della città. Inginocchiatici sulla spiaggia, pregammo e ci salutammo a vicenda. Quindi salimmo sulla nave, mentre quelli se ne ritornarono alle proprie case. Compimmo la nostra navigazione giungendo da Tiro a Tolemaide. Qui, salutati i fratelli, rimanemmo un giorno presso di loro. Il giorno dopo partimmo e giungemmo a Cesarea. Entrati nella casa di Filippo, l'evangelista, uno dei 7, ci fermammo presso di lui. Egli aveva 4 figlie vergini che avevano il dono di profezia. Eravamo là da più giorni quando discese dalla Giudea un profeta di nome Agabo, che, entrato presso di noi, prese la cintura di Paolo, si legò i piedi e le mani e disse: «Questo dice lo Spirito Santo: l'uomo a cui appartiene questa cintura, a questo modo sarà legato dai giudei in Gerusalemme e consegnato nelle mani dei pagani». All'udire queste cose, noi e la gente del luogo lo scongiuravamo di non salire a Gerusalemme. Allora Paolo rispose: «Perché piangete così e mi spezzate il cuore? Io sono pronto non solo a essere legato, ma anche a morire in Gerusalemme per il nome del Signore Gesù». E poiché non c'era verso di persuaderlo, ci acquietammo dicendo: «Sia fatta la volontà del Signore». Alcuni giorni dopo, fatti i preparativi, salimmo a Gerusalemme. Vennero con noi anche alcuni dei discepoli da Cesarea e ci condussero ad alloggiare presso un certo Mnasone di Cipro, un antico discepolo. Al nostro arrivo a Gerusalemme, i fratelli ci accolsero con gioia. Il giorno dopo, Paolo venne con noi da Giacomo e vi convennero pure tutti gli anziani. Dopo averli salutati, incominciava a raccontare per filo e per segno ciò che Dio aveva operato tra i pagani per mezzo del suo ministero. Essi, sentendolo, glorificavano Dio. Poi gli dissero: «Vedi, o fratello, quante migliaia di giudei hanno abbracciato la fede e tutti sono zelanti osservatori della legge. Ora essi hanno ripetutamente sentito dire a tuo riguardo che tu insegni a tutti i giudei che sono tra i pagani a distaccarsi da Mosè, dicendo loro di non circoncidere più i loro figli e di non comportarsi secondo gli usi tradizionali. Che fare dunque? Senza dubbio verranno a sapere che tu sei arrivato. Fa dunque ciò che noi ti diciamo. Abbiamo qui 4 uomini che hanno un voto da sciogliere. Tu prendili con te, fa le purificazioni insieme ad essi e paga le spese per essi, affinché possano radersi il capo. Tutti sapranno così che le voci che hanno udito a tuo riguardo non sono vere, ma che anche tu cammini nell'osservanza della legge. Quanto poi ai pagani che hanno abbracciato la fede, noi abbiamo inviato lettere con la decisione che si dovessero astenere dalle carni immolate agli idoli, dal sangue, dalla carne di animali soffocati e dalla fornicazione». Allora Paolo prese con sé quegli uomini
Il giorno seguente si purificò insieme con essi ed entrò nel tempio per notificare il termine dei giorni della purificazione, quando sarebbe stato offerto il sacrificio per ciascuno di essi. I 7 giorni stavano per compiersi, quando i giudei dell'Asia, avendolo visto nel tempio, misero in subbuglio tutta la folla e posero le mani su di lui, gridando: «Israeliti, aiuto! Questo è l'uomo che predica a tutti e dappertutto contro il popolo, contro la legge e contro questo santo luogo. Ora ha introdotto persino dei greci nel tempio e ha profanato questo luogo santo». Infatti avevano visto in precedenza nella città Trofimo di Efeso insieme con lui e pensavano che Paolo l'avesse introdotto nel tempio. Tutta la città ne fu scossa e vi fu un accorrere di popolo. Impadronitisi di Paolo, lo trascinarono fuori del recinto del tempio e subito furono chiuse le porte. Mentre essi cercavano di ucciderlo, giunse la notizia al tribuno della coorte che tutta Gerusalemme era in subbuglio. Egli immediatamente prese dei soldati e dei centurioni e scese di corsa verso di loro. Questi, visto il tribuno e i soldati, cessarono di percuotere Paolo. Allora il tribuno, avvicinatosi, lo arrestò e comandò che fosse legato con 2 catene. Poi domandò chi fosse e che cosa aveva fatto. Ma tra la folla chi gridava una cosa, chi un'altra. Non riuscendo egli per il tumulto a capire con certezza di che si trattava, comandò che fosse condotto nella caserma. Quando fu sui gradini, dovette essere portato di peso dai soldati per la violenza della folla. Infatti la moltitudine del popolo gli andava dietro gridando: «Ammazzalo!». Mentre stava per essere condotto dentro la caserma, Paolo disse al tribuno: «Mi è lecito dirti una cosa?». Quegli rispose: «Sai il greco? Non sei dunque tu l'egiziano che giorni fa ha provocato una sommossa e ha condotto nel deserto 4.000 sicari?». Paolo disse: «Io sono un giudeo, cittadino di Tarso, in Cilicia, città non senza importanza. Ora ti prego, permettimi di parlare al popolo». Ottenuto il permesso, Paolo, stando sui gradini, fece cenno con la mano al popolo e, fattosi un gran silenzio, parlò in lingua ebraica, dicendo: